Buonasera dalla redazione TG Ten, tra pochissimo il nostro telegiornale in primo piano, la vicenda di Nino Lo Giudice, nessuna traccia del pentito che questa mattina doveva interloquire in un processo tramite una videoconferenza, ma appunto non ci sono notizie da 36 ore del collaboratore di giustizia. Parleremo poi e racconteremo la vicenda, la storia di un bimbo di 6 anni maltrattato dal padre, adesso agli arresti domiciliari, e poi l'Europa che loda la Calabria, ma Confindustria regionale non riesce a interloquire, a comunicare con l'assessorato. A Roma intanto si parla di precari calabresi, mentre Cetraro viene salvata, fra virgolette, dal suo porto per le questioni economiche e la crisi che incombe. Questo e altro dopo i titoli. È scomparso dalla località protetta il collaboratore di giustizia Antonino Lo Giudice, detto il Nano. L'uomo avrebbe dovuto deporre questa mattina al processo denominato Archi Astrea. C'è molta preoccupazione nella procura di Reggio. Si teme per la sua vita. Una brutta storia di violenza ai danni di un bambino di 6 anni. Il padre lo prende a schiaffi e pugni e poi lo getta via dall'auto. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Mentre la Commissione europea si congratula con la Calabria per le buone pratiche comunitarie, Confindustria Cosenza attacca l'assessore Salerno per le difficoltà riscontrate dagli imprenditori nel mettersi in contatto con gli uffici dell'assessorato al lavoro. I precari calabresi, dopo aver incassato i 20 milioni dal governo nazionale che assicurano la copertura per il 2013, aspettano il segnale della stabilizzazione. Castagna si augura che lo Stato compia questo passo. In tempo di crisi, nonostante il comune abbia perso 1 milione di euro in 3 anni a causa dei tagli del governo, le casse, dice il sindaco, non ne hanno risentito, grazie al porto che ci assicura 750.000 euro di introiti all'anno. Protestano gli studenti dell'Unical contro il caro tasse, attivati i banchetti per raccogliere le firme, hanno già sottoscritto in 3.000. Allora, ancora buonasera, si trovava in una località protetta, doveva interloquire durante un processo, il processo Archi Astrea in corso a Reggio Calabria, e durante il processo il presidente del Tribunale Giuseppe Campagna, a proposito della mancata comparsa di Lo Giudice, ha detto che ci sarebbero stati problemi tecnici nella traduzione del pentito. Non è così a quanto pare, ce ne parla Anna Franchino nel suo servizio. Dov'è finito Nino Lo Giudice, collaboratore di giustizia agli arresti domiciliari in una località segreta? Se lo chiedono anche in procura a Reggio Calabria, dopo che da 36 ore non si hanno più notizie di lui. Il pentito si è allontanato autonomamente dalla residenza oppure è stato costretto a farlo? Si teme per la sua sorte. Il Nano, come viene soprannominato negli ambienti della criminalità reggina, è testimone nei processi più importanti contro le cosche d'Ndrangheta che operano in quest'area della Calabria. È proprio in uno di questi processi, quello denominato Archi Astrea, che stamane doveva comparire per deporre. Il giudice Giuseppe Campagna ha comunicato in aula che l'uomo non sarebbe stato sentito per problemi tecnici nella traduzione al sito protetto da cui eseguire il collegamento in videoconferenza. Subito dopo si è tenuto un vertice presso la procura distrettuale di Reggio Calabria, al termine del quale fonti della DDA hanno confermato l'irreperibilità di Nino Lo Giudice, dichiarando che è una vicenda delicata sulla quale l'ufficio ha avviato le indagini che rientrano nella sua competenza. Queste le parole del procuratore Federico Cafiero De Rao, che ha assunto personalmente la direzione dell'inchiesta insieme a 3 procuratori aggiunti dell'ufficio reggino. Intanto si formulano le prime ipotesi sulla scomparsa del pentito. Secondo la DDA reggina, l'uomo si sarebbe allontanato volontariamente. Lo giudice, lo ricordiamo, sta scontando agli arresti domiciliari la condanna di 6 anni e 4 mesi inflittagli per gli attentati commessi nel 2010 contro la Procura Generale di Reggio, la casa del procuratore generale di Landro e l'intimidazione all'allora procuratore della Repubblica Giuseppe Pignatone. C'erano voluti solamente 8 giorni di carcere per convincerlo a collaborare. Era il 7 ottobre del 2010 quando venne arrestato dagli agenti
della squadra mobile di Reggio. Il 15 ottobre, mentre era detenuto nel carcere di Rebibbia, decise di saltare il fosso e diventare pentito. Iniziò così a fare le prime rivelazioni, relative proprio agli attentati ai magistrati reggini. Lo giudice si è autoaccusato delle bombe alla Procura Generale dal PG di Landro, chiamando in causa anche il fratello, Luciano Lo Giudice, Antonio Cortese, ritenuto l'armiere della cosca, e Vincenzo Puntorieri. Un bimbo di 6 anni viene accompagnato dalla madre nell'auto del padre, i genitori sono separati, toccava al padre tenere il figlio per qualche ora, qualche giorno, ma non è andata così perché il genitore lo ha picchiato fino a procurargli delle fratture. Il bimbo è stato portato in ospedale, ingessato, si è aperta un'inchiesta perché le carte sono arrivate sul tavolo del procuratore capo del Tribunale di Cosenza, Dario Granieri. Marisa Fallico, sentiamo. È in questo parcheggio andistante una nota casa di cura cosentina che si è consumata una brutta storia di violenza e malvagità che lascia interdetti. Era il 30 aprile scorso. Una donna scende dall'auto e accompagna il figlioletto di 6 anni nella vettura del padre. I due sono separati da 5 anni e, come previsto dal giudice in sede di separazione, il bimbo deve vedere 2 volte a settimana il genitore, cosa che succede poco perché l'uomo si disinteressa completamente del piccolo, non versa gli alimenti, ma questa volta si è accordato con l'ex moglie che avrebbe tenuto il bimbo per qualche giorno per consentirle di trovare un lavoro. Ebbene, lei accompagna il piccolo, lui non si vede, ma c'è la sua auto parcheggiata. Lo fa salire, gli dà un bacio e poi torna verso la sua vettura, dove ad attenderla ci sono la mamma e la sorella. Improvvisamente l'uomo si avvicina all'auto, comincia a minacciare il figlioletto, lo prende a schiaffi e pugni. Poi, di forza, lo scaraventa fuori dall'auto nei pressi di un cassonetto dei rifiuti e parte a tutta velocità. A vedere la scena un uomo che si avvicina al bimbo e chiama aiuto. La madre, che non si era ancora allontanata, si precipita. Il piccolo è ferito e vomita dalla paura e dal dolore. Lo portano in ospedale, qui gli riscontrano delle gravi fratture, lo ingessano. Parte la denuncia e il procuratore capo di Cosenza, Dario Granieri, insieme al sostituto Di Maio, avviano le indagini, ricostruiscono i fatti. E oggi il provvedimento cautelare emesso dal GIP Carpino. Arresti domiciliari per il padre snaturato e violento, un 32enne di Montalto Fugo. Un provvedimento motivato dal grave quadro indiziario e dal timore che l'uomo possa reiterare il reato e ancora di più possa intimidire il bimbo per farlo ritrattare. Il piccolo ha infatti ricostruito davanti agli inquirenti in maniera precisa e dettagliata la vicenda, ricostruzione accompagnata dalle testimonianze e dai referti sanitari. L'uomo, secondo quanto emerso dalle indagini, non sarebbe nuovo a comportamenti del genere. Anche in passato, come dimostrano alcune denunce a suo carico, avrebbe aggredito la moglie e il figlioletto quando aveva appena 10 mesi. Non avrebbe mai ottemperato ai suoi obblighi genitoriali. L'indagato, sottolineano i magistrati, è molto pericoloso. Tende ad assumere atteggiamenti di notevole violenza, in alcun modo controllabile. Com'è possibile accanirsi così contro un figlioletto di appena 6 anni? E adesso una storia di stampo nazionale che ha un risvolto calabrese. Ricorderete la vicenda dell'infermiere di 32 anni che è stato sfigurato con il lancio di acido sul volto a Roma mentre aspettava un trenino. Oggi si è costituito a Vibo Valentia Salvatore Lo Piccolo, l'uomo che appunto lanciò quell'acido sul viso dell'infermiere mentre era in attesa in una fermata del trenino Roma-Lido. Lo Piccolo, calabrese, imparentato con esponenti ndranghetisti, è il complice di Simona Cristiano, ex fidanzata dell'infermiere e mandante del gesto, arrestata il 1 giugno scorso. Il calabrese è accusato di concorso in stalking e di lesioni. In passato aveva strangolato la moglie. Lo Piccolo era ricercato nell'ambito dell'inchiesta del PM romano Albamonte, ideatrice e mandante dell'aggressione l'ex fidanzata, 30 anni, dell'infermiere, che in questo modo si era voluta vendicare, non senza aver prima proceduto ad una serie di molestie, della conclusione della love story, e per questo aveva assoldato con la promessa di prestazioni sessuali Lo Piccolo. Quest'ultimo sarà sottoposto a interrogatorio di garanzia in Calabria, tramite rogatoria, prima di essere trasferito poi a Roma. In seguito al lancio dell'acido,
l'infermiere ha riportato gravi lesioni al volto, anche una sua collega fu colpita dal liquido ad un braccio, ma senza particolari conseguenze. Una storia incredibile, una delle tante, diciamo, rispetto al passato che sono accadute in questi ultimi mesi in Italia, una pratica che è molto frequente in Pakistan e in India quando ci si deve vendicare in genere di una donna, in questo caso è successo ad un uomo, però il segnale preoccupante è che sia stata importata questa pratica molto molto pericolosa e violenta. Andiamo adesso sul terreno, indagini della Guardia di Finanza avviate dopo le denunce presentate dai titolari di diverse imprese agricole che periodicamente ricevevano formali comunicazioni dall'ufficio per l'immigrazione della prefettura di Cosenza per il ritiro del nulla osta per l'impiego di operai extracomunitari, ma le imprese non avevano mai inoltrato alcuna richiesta di tale manodopera. Così le Fiamme Gialle, al termine di una complessa attività investigativa, hanno accertato l'esistenza di un sodalizio criminale che riusciva a redigere atti falsi per permettere ai immigrati clandestini di entrare nel territorio nazionale. I finanzieri hanno eseguito adesso un provvedimento di obbligo di dimora nei confronti di due persone residenti a Belmonte Calabro, ma altre 7 persone erano già state deferite alla Procura della Repubblica di Paola perché ritenute responsabili a vario titolo di violazioni al testo unico per l'immigrazione. In sostanza il sodalizio riusciva a far ottenere il nulla osta a cittadini extracomunitari, documento indispensabile per consentire l'ingresso sul territorio italiano, simulando l'esistenza di un rapporto di lavoro con ignare imprese agricole. Un rapporto di lavoro confezionato mediante la posizione di firme e l'utilizzo di procure speciali false, responsabili su un totale di 72 richieste per l'impiego di manodopera extracomunitaria, sono riusciti a ottenere indebitamente la concessione di 40 nulla osta. Cambiamo argomento, parliamo di finanziamenti, parliamo di governo calabrese perché si è riunito il Comitato di Vigilanza della Commissione Europea, la Calabria è stata cancellata dalla lista nera per quanto riguarda il fondo sociale, la nostra è tra le regioni più virtuose in Italia. Sentiamo. La Calabria è tra le regioni più virtuose d'Italia. Il riconoscimento della Commissione Europea è arrivato attraverso l'autorevole voce del capunità della divisione occupazione della stessa Commissione, Nicolas Morin, che ha guidato la delegazione nel corso della riunione del Comitato di Sorveglianza. Due giorni di incontri che si sono tenuti nella splendida cornice di Villa Vittoria a Mongiana, durante i quali è stato fatto il punto sulle buone pratiche del POR-FSE, un risultato che sarà il punto di partenza della futura programmazione relativa ai fondi comunitari. La Commissione, in occasione del Comitato di Sorveglianza, ha espresso l'apprezzamento sugli sforzi che sono stati fatti dalla Regione per far veramente partire il programma operativo. Questo è stato possibile grazie allo sblocco dei pagamenti che ha rallentato il programma per ben 2 anni. Insomma, in appena un anno la Calabria è uscita dalla lista nera e questo rappresenta la soddisfazione dei due assessori regionali direttamente coinvolti nell'attività del POR-FSE. Questa è la conferma di un teorema che in pratica abbiamo dimostrato di fare bene, di spendere i soldi comunitari, di spendere le risorse secondo indirizzi precisi, giusti, mirati e che portano dei risultati. Attraverso il corretto utilizzo delle risorse europee la Calabria può imboccare una strada di rinascita offrendo maggiore opportunità occupazionale soprattutto alle nuove generazioni. Fin qui le buone notizie, motivi di orgoglio per la Regione, però c'è un'altra faccia della medaglia, il fatto che il Presidente della Confindustria di Cosenza, Natale Mazzuca, ha inviato una nota all'assessore regionale al lavoro Nazareno Salerno per informarlo dell'impossibilità da parte delle aziende di interloquire con gli uffici dell'assessorato. Nessuno, dice Mazzuca, risponde al telefono. Sentiamo. E mentre l'assessore Salerno incassa gli apprezzamenti della Commissione europea sulle buone pratiche attuate sull'utilizzo del fondo sociale, gli uffici dell'assessorato che fanno? Beh, inutile per il cittadino provare a contattare telefonicamente i funzionari del Dipartimento. Il telefono squilla vuoto, inutile aspettare che qualcuno dall'altro capo alzi la cornetta. Esperienza vissuta anche da tanti imprenditori che hanno partecipato al bando del 1° marzo scorso relativo alla concessione di incentivi
incentivi all'assunzione finalizzati alla trasformazione di rapporti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Imprenditori che vorrebbero sapere l'esito della domanda presentata. Così il presidente di Confindustria Cosenza, Natale Mazzuca, ha deciso di scrivere direttamente all'assessore regionale al lavoro Nazareno Salerno per informarlo proprio dell'impossibilità da parte delle aziende di interloquire con gli uffici dell'assessorato. Mazzuca racconta l'odissea dell'imprenditore che vorrebbe sapere a che punto è la domanda presentata, visto che per il bando in questione è stato adottato il metodo a sportello con le domande esaminate in ordine di presentazione e i contributi previsti erogati fino all'esaurimento del fondo. Mazzuca sottolinea ancora che il bando è una dimostrazione tangibile di sensibilità da parte della giunta regionale verso il tema del precariato, anche se si tratta di un provvedimento non destinato a generare grandi volumi di occupazione stabile. Previsto infatti un contributo a favore delle imprese variabile dai 12.000 euro nel caso di assunzione di un lavoratore maschio ai 25.000 euro nel caso di un portatore di handicap. Sono però passati 3 mesi dalla pubblicazione del bando e gli imprenditori che hanno partecipato vorrebbero sapere l'esito della domanda, ma è impossibile contattare telefonicamente il responsabile del procedimento, il dirigente del servizio competente o il dirigente di settore. Nessuno risponde al telefono e anche i tentativi di chiedere informazioni tramite posta elettronica non hanno successo, visto che non si riceve nessuna risposta. L'unica a rispondere al telefono, continua Mazzuca, è una cortese segretaria, la quale fa garbatamente notare che la questione non è di sua competenza e che per avere informazioni bisogna recarsi personalmente presso gli uffici lunedì o il venerdì mattina. Ma, fa notare Mazzuca, come si fa a fissare un appuntamento se nessuno risponde né al telefono né ai messaggi di posta elettronica? Beh, una storia di ordinaria burocrazia, di quelle che purtroppo aiutano a scoraggiare investimenti e sviluppo. Insomma, abbastanza particolare. Intanto sono iniziati a Reggio Calabria, questa è una notizia importante del giorno, gli interrogatori dei consiglieri regionali della Calabria indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione dei rimborsi per le spese dei gruppi consiliari. Nel pomeriggio è stato sentito l'ex capogruppo del PDL ed attuale assessore regionale dei trasporti Luigi Fedele, l'esponente politico accompagnato dal suo legale di fiducia Francesco Albanese, comparso davanti al procuratore aggiunto Ottavio Sferlazza e al sostituto Matteo Centini, che conducono l'inchiesta. Fedele ha risposto alle domande poste dai due magistrati. C'è stata, ha detto l'avvocato Albanese, ampia disponibilità ad affrontare tutti i temi. L'onorevole Fedele ha dato risposte che riteniamo congrue rispetto alle domande che sono state poste dai pubblici ministeri. Gli interrogatori degli altri 12 consiglieri regionali indagati proseguiranno a partire da lunedì mattina, saranno sentiti 1 o 2 consiglieri al giorno per concludersi con molta probabilità entro la settimana. 7 consiglieri coinvolti nell'inchiesta appartengono alla maggioranza di centrodestra, mentre gli altri 6 sono nelle minoranze di centrosinistra. Al setaccio dei finanzieri sono passati gli atti relativi al periodo compreso tra il 2010 a oggi. Dagli accertamenti compiuti sulla documentazione sequestrata è emerso che sarebbero state rimborsate anche spese, secondo l'accusa, che nulla avevano a che fare con l'attività politica e istituzionale dei consiglieri regionali. Intanto il governatore Scopelliti a Roma per affrontare il tema dell'emergenza lavoro calabrese, i precari al primo punto nell'ordine del giorno, 5.000 lavoratori che attendono fondi e stabilizzazione. Un primo risultato è stato ottenuto, ma i sindacati chiedono di più. Emilia Canonaco. Il governo nazionale, nella sua ricognizione dello stato occupazionale delle regioni, ha bussato per prima cosa alle porte della Calabria e così al primo tavolo sull'emergenza lavoro, di fronte ai vertici dei vari dipartimenti ministeriali, è andato a sedersi il presidente Scopelliti, non prima di aver interloquito con i sindacati. In qualche modo il presidente Scopelliti si è fatto portatore a Roma delle vostre istanze? Ma indubbiamente, abbiamo condiviso insieme le cose da discutere in questo incontro e il Presidente si è fatto carico di tenere in dovuto conto le cose che gli abbiamo detto. Su indicazione del sindacato, la prima questione portata al tavolo romano da Scopelliti è stata quella dei lavoratori precari. 5.200 lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità in eterna attesa di essere stabilizzati. Gli abbiamo anche suggerito di pretendere dal governo una leggina, così come è stata fatta in passato, che ci ha permesso di stabilizzare una parte anche significativa dei lavoratori del SULPU. Mi riferisco a quella legge che
dava la possibilità per comuni al di sotto dei 5.000 abitanti di poter assumere a part time i lavoratori LSU+. Il presidente Scopelliti è tornato a casa con l'impegno da parte del governo dello stanziamento di 20 milioni di euro. Un grande successo, forse per la politica, non certo per il sindacato. I soldi serviranno a mantenere questo bacino fino alla fine dell'anno senza preoccupazioni. Era un atto dovuto, lo definiamo un primo passo, non un passo risolutivo. Noi davamo per scontato comunque la necessità di questa copertura. Sono ben altre le richieste e le aspettative di sindacati e lavoratori. Il vero obiettivo a cui puntare si chiama stabilizzazione e per centrarlo sarebbe necessario che lo Stato emanasse una legge ad hoc. Quanti soldi servirebbero per la stabilizzazione di questi 5.200 LSU? Beh, in questo momento non quantizzerei diciamo, i soldi che servirebbero. Una legge significa che lo Stato si deve far carico di questi lavoratori che vengono stabilizzati. Il sindacato comunque è ancora in attesa di conoscere dalla viva voce di Scopelliti il report della riunione con il governo. Solo allora si potranno studiare le mosse successive. L'interlocuzione ha aperto un tavolo che da qui a poco copriremo anche con la nostra presenza, perché noi saremo anche parte attiva di questo tavolo e non solo diremo la nostra, ma cercheremo di portarci a casa anche insieme, perché no, a questo governo regionale dei risultati molto più significativi. Allora, in merito alla denuncia di Confindustria Cosenza che non riesce a interloquire con l'assessorato al lavoro regionale, c'è la risposta dell'assessore Salerno che dice: nella speranza di fornire le informazioni necessarie e con la disponibilità a confrontarmi ancora su eventuali dubbi o perplessità, mi preme approfondire alcuni aspetti. Va chiarito che il mio insediamento presso l'assessorato al lavoro, formazione professionale e politiche sociali è relativamente recente, che sin dalle battute iniziali è stata avviata una riorganizzazione tesa a migliorare l'efficienza degli uffici e a favorire la comunicazione. Detto questo, va pure spiegato che per ovvi motivi di privacy le informazioni fornite per via telefonica possono essere di carattere generale e non riferite a dettagli di casi specifici. Il fatto stesso che la segreteria abbia invitato a recarsi personalmente presso gli uffici conferma che non vi è bisogno di particolari appuntamenti o preavvisi. Il Dipartimento, ad ogni modo, rimane a completa disposizione per offrire le opportune delucidazioni e per ulteriori chiarimenti. Quanto all'avviso pubblico per la concessione di incentivi all'assunzione finalizzati alla trasformazione di rapporti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, con 10 milioni di euro di dotazione, le domande di agevolazione potevano essere presentate a partire dalle 8.30 del 2 marzo 2013. Alla data odierna sono pervenute 540 richieste di trasformazione, di cui 14 non ammissibili. Le richieste istruite positivamente prevedono nel complesso l'assunzione di 1.281 lavoratori. Entro 30 giorni verranno pubblicate le graduatorie relative alle aziende ammesse a finanziamento e a quelle ammesse ma non finanziabili e a quelle escluse. In questi 3 mesi, dunque, le richieste sono state istruite e valutate rispettando tempi e modalità previste dal bando. Preciso, dice Salerno, che l'assessorato ha inoltre in atto altri 5 bandi in fase istruttoria mirati all'incremento occupazionale. Quindi una risposta chiara e completa alle denunce e alle proteste di Mazzuca. Ma adesso andiamo a Cetraro, il porto è la grande risorsa del comune, gli introiti derivanti dal canone pagato dai diportisti reggono le casse dell'amministrazione nonostante i tagli effettuati dal governo. Soldi e lavoro per la cittadina del Tirreno. Valentina Palmieri. I mezzi dei cantieri sono impegnati per rimettere in acqua le imbarcazioni. Segno della stagione estiva, ormai praticamente alle porte. Questo è il porto di Cetraro, 500 posti barca disponibili. Una volta questa era la terra delle fabbriche, delle industrie del tessile. Altra storia, altro capitolo, la Fiat del Tirreno è rappresentata da questa struttura che garantisce alle casse del municipio 750.000 euro l'anno grazie alle tariffe che vengono pagate dai diportisti. Il comune di Cetraro riesce a insomma ad assorbire le emergenze sociali attraverso la sua Fiat, che è il porto turistico, che grazie a Dio è una struttura che funziona. In 3 anni il comune di Cetraro, che è un comune con
poco più di 10.000 abitanti, ha avuto tagli per 1 milione di euro. Questo significa avere una bolla sul bilancio comunale che sostanzialmente mette a rischio i servizi essenziali per i cittadini. In periodo di magra, con i tagli fortissimi per il comune, il porto è stato una manna, insomma. Grazie agli introiti sono stati assunti 12 LPU e poi una decina di giovani laureati, tutto senza toccare le tasse. Abbiamo una cooperativa di giovani laureati che gestisce l'accoglienza e gestisce il tour, il giro turistico nella città, a cominciare dal museo. Ci sono i ragazzi della cooperativa culturale, ma ci sono i ragazzi, gli ormeggiatori che lavorano sul porto. Insomma, c'è l'indotto sul porto, è un motore economico non indifferente. Questo per un comune che tra le altre tante cose boccheggia sul piano finanziario. Io immagino i miei colleghi sindaci che non hanno questa possibilità. Certo, non è semplice, la crisi ha causato anche un aumento dell'evasione fiscale. Per quando abbiamo tenuto moderatamente basse tutti questi tributi, ci troviamo con un'evasione del 36% quasi. Per cui questo significa minori entrate, e il comune poi, a fronte dei servizi che dà, deve coprire queste minori entrate con risorse proprie. Eppure fare impresa si può anche se si amministra il comune. I prossimi lavori al porto saranno garantiti grazie agli introiti dei diportisti. Noi abbiamo incamerato un bene demaniale, una struttura demaniale che era ormai lasciata alle intemperie, abbiamo iniziato i lavori, una parte di questi lavori sono completati, l'altra parte deve essere completata, ci siamo fermati per liquidità, il nostro ufficio ragioneria utilizza la cassa per l'emergenza, ma a questo abbiamo rimediato perché abbiamo già convocato la ditta, perché nel frattempo i diportisti stanno pagando la seconda rata e stanno entrando, insomma, i soldi che avevamo previsto. Allora, c'è una notizia di cronaca, un ragazzo di 19 anni, nelle prossime edizioni vi mostreremo anche, se possibile, la foto. Gabriele De Tursi si è allontanato ieri dalla sua abitazione a Strongoli facendo perdere le sue tracce. Il giovane era in sella alla sua Honda Hornet di colore blu e indossava una tuta blu e scarpe da ginnastica. I genitori, non vedendolo più rientrare, hanno deciso di presentare denunce ai carabinieri, che hanno avviato le ricerche. I militari hanno diffuso anche la fotografia del giovane scomparso, come detto ve la mostreremo nelle prossime edizioni. Intanto parliamo ancora di giovani, perché proseguono le proteste all'Unical contro l'aumento delle tasse universitarie. L'iniziativa è stata promossa dal gruppo studentesco Il diritto allo studio Unical. La petizione, che conta già oltre 3.000 firme, chiede la stabilizzazione delle tasse universitarie dell'Ateneo per il prossimo anno accademico. Stefania Belvedere, sentiamo. Il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali ed inalienabili della persona. Ma con i tagli drastici del governo centrale ai fondi all'istruzione, l'effetto è la drammatica carenza di risorse da destinare alla didattica e alla ricerca. E la conseguenza è che molti atenei, come anche l'Unical, per fronteggiare l'emergenza si trovano costretti a percorrere una strada pericolosa: aumentare annualmente le tasse universitarie. Un percorso non condiviso da un gruppo di studenti che ha deciso di intraprendere un cammino volto alla modifica del sistema. Oggi partiamo con la petizione in maniera cartacea, con la raccolta firme. Penso che sia un'iniziativa in favore di tutti gli studenti, e quindi speriamo che venga accolta in massa da un maggior numero di studenti possibile. Quello che chiediamo noi non è la diminuzione delle tasse universitarie, in quanto ciò è abbastanza utopistico, ma chiediamo la stabilizzazione delle tasse universitarie, quindi che non venga deliberato alcun aumento per il prossimo anno accademico. Il dato di fatto è che le tasse universitarie sono sempre più alte. Se da un lato ci si interroga sulla reale utilità ai fini lavorativi del sistema accademico calabrese, dall'altro l'accesso alle università diventa sempre più costoso, rischiando così di non far emergere i talenti della nostra regione. Noi dobbiamo far capire come giovani che in Calabria non ci sono solo lauree truccate, esami falsi, ma ci sono anche studenti che vogliono lottare per portare avanti il merito, studenti che fanno sacrifici, e che con questa petizione vogliamo dimostrare che tutti quanti devono avere la possibilità di studiare. In un momento come questo è ingiusto aumentare le tasse universitarie. Si deve capire che la situazione è delicata e bisogna aumentare quelli che sono i servizi, ridurre le tasse universitarie.
Più di 3.000 le firme già raccolte online per richiedere anche che all'Unical possano migliorare i servizi non considerati congrui al rapporto qualità-prezzo. Qui i servizi si riducono sempre di più, la navetta l'hanno tolta, eppure noi paghiamo le tasse, c'è sempre un aumento del 10, del 20%. Noi chiediamo, utilizzeremo questa campagna elettorale dei prossimi dei candidati al rettore per chiedere a loro di prendere in considerazione questa petizione, di portare avanti e di concretizzarla. E adesso a Guardia Piemontese, dove si è rinnovata la giornata della memoria, ricordo delle vittime della terribile strage religiosa del 5 giugno del 1561. Il servizio. Ancora una volta l'amministrazione comunale di Guardia Piemontese, in collaborazione con la Fondazione Occitana e la Chiesa Valdese, ha organizzato la Giornata della Memoria. Si tratta di un importante momento per ristabilire la verità storica di un eccidio per troppo tempo dimenticato, quello della comunità valdese, avvenuto il 5 giugno del 1561, uno dei più grandi massacri della storia, che fece centinaia di vittime e non risparmiò donne e bambini. Una traccia significativa ne è la triste Porta del Sangue, attraverso la quale ancora oggi si accede al paese antico. Un ricordo di chi affrontò la morte pur di non rinunciare alla manifestazione della propria fede. La celebrazione della giornata della memoria ha inizio nel 2008, fortemente voluto dal commiando sindaco che non ci è stato, proprio per ricordare tutte le vittime delle stragi valdesi di Guardia Piemontese e di tutta la Calabria, e per ricordare quel brutto periodo di storia che ci ha colpito particolarmente. Come si dice, ricordare per non dimenticare, soprattutto le verità nascoste. Incontri culturali e momenti di approfondimento storico curati da esperti e studiosi sono stati al centro dell'iniziativa, arricchita anche da mostre fotografiche. Il clou dell'evento è la processione che si conclude alla roccia di Valpellice, la grande lastra alpina trasportata a Guardia Piemontese nel 1975 e che indica il preciso luogo dell'ex chiesa valdese in memoria delle antiche origini. Qui è stata deposta una corona di fiori e lette le parole di Gianluigi Pascale, scritte quando era in prigione. Da Guardia Piemontese parte un preciso messaggio di pace e di speranza perché ci sia un futuro nel quale possano convivere pacificamente persone con fedi religiose diverse. E adesso per chiudere il meteo, vediamo. Giornata di venerdì con cieli inizialmente nuvolosi, quasi coperti nel corso delle prime ore del mattino, ma ben presto le nubi sparse lasceranno spazio alla, diciamo, fase di cielo sereno e ampie nel corso delle ore centrali della giornata. Previste temperature in aumento dai gli attuali si attesteranno i valori termici su soglie di 27-28 gradi e le stesse massime saliranno ancora di più nel corso del weekend, che si prospetta soleggiato e caldo in assenza di fenomeni, lo diciamo subito, ma con valori termici che nel corso della giornata domenicale potrebbero facilmente superare i 30 gradi. Tutto ciò è dovuto a un movimento dell'anticiclone africano, non quello delle Azzorre, lo tengo a precisare, da sud verso nord, quindi in direzione della Sicilia e della Calabria. Tutto ciò porterà caldo umido, caldo fastidioso, ma non il caldo invece gradevole che i movimenti di correnti da ovest verso est, diciamo che accompagnano l'ingresso dell'anticiclone nella zona, grande assente quest'anno, potrebbero determinare. Tutto ciò, diciamo, porterà un'ondata di calore sul meridione d'Italia nel corso del fine settimana. È vero che il caldo fa parte dell'estate, però è vero anche che manca l'anticiclone delle Azzorre dalla sua posizione abituale, quella che rende l'estate, l'inizio dell'estate, la fine di giugno, il mese di luglio, assai gradevoli e preferite rispetto all'anticiclone africano. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Gonotaro per gli amici dell'Europa Network. Il TG finisce qua, ci vediamo alle 22:30, la palla passa a Parola Mia con Pino Gigliotti. Arrivederci e buona serata.